amici di Quotidiano Net, siamo qui per parlare di calcio e in particolare della nazionale italiana. Con noi il nostro direttore Xavier Iacobelli. Buongiorno Xavier. Buongiorno Beppe, buongiorno ai nostri amici. Allora, domani sera a Pescara, ultimo turno del girone eliminatorio per l'Europeo, e c'è l'Italia contro l'Irlanda del Nord. All'andata fu un pareggio, naturalmente è un match che ha un peso abbastanza irrilevante per le prospettive azzurre, ma sarà importante per Prandelli anche per tentare nuovi esperimenti. Sì, soprattutto perché l'Italia ha guadagnato con largo anticipo la qualificazione alla fase finale dell'Europeo, è stata protagonista di una prova molto brillante venerdì scorso a Belgrado in casa della Serbia, e Prandelli adesso utilizzerà anche gli incontri in programma a novembre, Polonia-Uruguay e poi le altre amichevoli all'inizio del 2012 per testare il gruppo che intende portare in Polonia e in Ucraina e per fare degli esperimenti. È molto probabile che Osvaldo, attaccante della Roma che ha segnato 3 gol nelle ultime 3 partite, possa essere della gara con l'Irlanda del Nord. Staremo a vedere se dall'inizio o invece nel prosieguo dell'incontro, così come lo stesso Giovinco, del quale Prandelli ha parlato molto bene. In linea generale è una nazionale che a Pescara può fare meritatamente la passerella davanti ai tifosi azzurri, perché Prandelli in 15 mesi ha ricostruito una squadra, le ha dato un'identità di gioco precisa, tant'è vero che adesso per i bookmakers addirittura insieme con Spagna e Germania viene accreditata dei favori del pronostico per la fase finale dell'Europeo. Ecco, credo che sia un'Italia molto convincente, anche perché Prandelli, oltre a ricostruire un gruppo e un'identità di squadra, in fondo ha trovato anche una dorsale che è un po' quella della Juventus, addirittura con 6 elementi nell'ultimo incontro, nell'ultima gara, e quindi la possibilità di avere un blocco intorno al quale costruire, un po' come accade anche a Berzot per la famosa Italia che poi coronò il suo sogno nell'82. È utile avere comunque questo scheletro di partenza, Davide? Sono d'accordo con te, Beppe. È utile sì, anche perché Prandelli ci è arrivato con gradualità, soprattutto perché la Juventus un anno fa non era la Juventus di Conte, gli stessi giocatori bianconeri, cito Buffon che era fuori causa per l'infortunio alla schiena, lo stesso Pirlo giocava nel Milan, Chiellini impiegato lungo la fascia sinistra è una piacevole conferma viste le difficoltà che ha accusato al centro della difesa, Barzagli è ritornato dopo 3 anni e mezzo in nazionale. Insomma, Prandelli si attiene alle indicazioni del campionato e fa molto bene, lo stesso Giovinco che è di scuola bianconera sebbene giochi nel Parma è un altro elemento particolarmente interessante. Si attiene all'indicazione del campionato perché ricorderai come dopo il Sudafrica nel giugno del 2010 ci fossero stati molti funerali del calcio italiano, che non aveva talenti, che non aveva più possibilità di rialzare la testa. Invece Prandelli ha dimostrato che passo dopo passo, superando anche lo scetticismo generale e puntando sui giocatori di valore che grazie a Dio il nostro calcio ancora ha dimostrato che una grande nazionale può essere ricostruita, e sotto questo aspetto è anche molto prezioso il lavoro che sta svolgendo Ciro Ferrara con l'Under 21, che domani pomeriggio a Rieti gioca una partita particolarmente importante con la Turchia, che è capolista del girone a punteggio pieno, 12 punti in 4 partite, l'Italia a 6 punti dopo 2 incontri, e Ciro Ferrara ha convocato 11 giocatori della Serie B. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in B ci sono degli elementi di talento, mentre in A si stanno affacciando alla ribalta giocatori come Manolo Gabbiadini, 20 anni, attaccante dell'Atalanta, che ha segnato 3 gol al Liechtenstein. Molto bene, grazie Xavier Iacobelli. Grazie a te Beppe e ai nostri amici. Ai prossimi appuntamenti con lo sport.